Ciao e bentornato sul mio canale. Oggi cambio di location, siamo nella mia nuova palestra, ma cambio di location non vuol dire cambio di programma, quindi come sempre andremo ad affrontare la nostra lezione di Pilates. Oggi faremo una lezione dedicata a rinforzare e tonificare tutto il nostro corpo. Quindi appena sei pronto srotola il tuo tappetino e buon lavoro. Molto bene, iniziamo in piedi, ci portiamo in stazione retta, gambe divaricate, larghezza fianchi e andiamo a sollevare bene le braccia, inspirando verso l'alto ed espiro per scendere, attivando bene l'addome. E ancora inspiro, mi estendo ed espiro fuori l'aria. Molto bene, da qui vado a fare delle piccole circonduzioni per riscaldare bene la parte alta del busto, inspirando ed espirando. E poi andiamo a cambiare il verso, da dietro scivolano bene in avanti, inspiro ed espiro. Molto bene. Quando ci siamo andiamo a portare le braccia distese davanti e lavoriamo con la retrazione scapolare e l'anteposizione. Quindi cerca di portare da qui bene le scapole dietro come se si volessero toccare e poi le lasci bene andare in avanti. Ancora per tre, chiudo indietro e lascio andare. E due, chiudi e lascia. Come se si volessero dare un bacino dietro e poi le lascio andare. E giù le braccia. E da qui andiamo subito a intensificare la nostra lezione con un bel push up. Quindi da qui scivolo nel roll down, una vertebra per volta, senti bene la colonna come si distende. Una volta arrivato a terra lasciati allungare bene nelle gambe, inspira e poi cammina con le mani, vai a fare quattro passi fino a raggiungere la posizione della plank. Attivo bene l'addome, distendo, attivo bene i glutei, inspiro e ritorna indietro. E così ci andiamo a scaldare per eseguire i nostri push-up. Inspiro e apro bene il petto. E ancora scivolo, roll down, una vertebra per volta. E cammino, cammino, vado in avanti. E ora da qui un piccolo piegamento, puoi appoggiare le ginocchia o non appoggiarle e vai a fare un piccolo piegamento sulle braccia, ritorna nella plank e ritorna indietro. Molto bene, così riavvolgo ancora la colonna, una vertebra per volta. Apro bene il petto, inspiro e di nuovo fuori l'aria. Senti l'addome che si attiva bene verso la colonna. E cammino, cammino, vado avanti. Ora proviamo a farne due di piegamenti. E piccolo uno, anche più piccolo, è come ti riesce. E stendi, o sempre con le ginocchia appoggiate. Scegli la tua versione. E inizia a sentire le braccia che si scaldano. Ok, ancora vado giù. Fuori l'aria, bene la colonna qua che si mobilizza. Che meraviglia. E vado, e stendo e cammino. Proviamo a farne tre di piegamenti, anche qua le ginocchia. Gomiti bene indietro, ricordati di portare i gomiti verso i tuoi fianchi, la testa che esce dal tappetino. E l'ultimo, e ritorno, plank. Ok, dai, ci siamo quasi. E salgo. Al prossimo push-up ne faremo quattro e rimarremo giù a terra. Quindi scivolo, scava bene l'addome, va indietro e in alto. Risale bene la colonna e vado, vado, vado. E da qua tengo con o senza ginocchia, piccoli 4. Fuori l'aria 1. Espira 2. Fuori l'aria 3. E piccolino 4. Ritorno, ora appoggia le ginocchia, scivola un po' indietro col bacino e rilassa per qualche istante, sciogli bene i polsi. Ok. E da qui andiamo nel nostro gatto, felice, inspiro e arrabbiato. Ricordati come sempre, le mani sono bene sotto le tue spalle e le ginocchia sotto le anche. E vai ad ammorbidire, continuare un po' a sciogliere le tensioni nella colonna, inspira e fuori l'aria, l'addome bene indietro. Ancora per due, inspiro. E fuori l'aria, cocci giù bene avanti. E così l'ultimo inspiro e fuori l'aria.
Continua a tenere ora l'inquadrupedia e la schiena piatta e senti forti le braccia che spingono via la terra. Devi percepire un po' di tensione a livello della parte alta del dorso. Da qui andiamo ad allungare prima una gamba e l'altra e siamo nella nostra amata plank. Attivo bene i glutei, inspiro e proviamo a sollevare la gamba sinistra con tre piccoli molleggi. Fuori l'aria 1, fuori l'aria 2. E fuori l'aria 3, e la destra che sale, e piccolo 1, piccolo 2, sempre espira, molleggia, ritorna, appoggia le ginocchia e risciogli indietro. Ok, sciogli un po', so che può essere un po' intenso per qualcuno, se è troppo intenso appoggiamo il ginocchio che rimane fermo, della gamba ferma, quindi se è troppo intenso, appoggia questo e fai dei semplici slancetti. E andiamo quindi a ripeterlo. Braccia forti, spingo, attivo l'addome, sto bene in plank, sposto il peso a destra sulla sinistra. E piccolo 1, fuori l'aria 2, pensa bene dall'addome. Espiro 3, sposto il peso a sinistra e sale la destra 1. Attivo bene l'addome, guardo tra le mani, 2, fuori l'aria, 3 e ritorno. Ok, scivolo un pochino indietro e respiro. Prendo l'aria e fuori l'aria. Ok, molto bene, da qui arrotondo la schiena e ci andiamo a portare lateralmente. Appoggiamo il gomito a terra, sempre sotto la spalla. E la mano bene con le dita divaricate. L'altra mano possiamo tenerla sul fianco. Fate attenzione solo a non essere qui, quindi a non avere il fianco molle, rilassato, e non avere la spalla attaccata all'orecchio, ma sempre in spinta col gomito e qualcuno che ci ritira, che ci tira su dalla maglietta. Molto bene. Tenendo questa posa andiamo a sollevare la gamba inspirando e fuori l'aria scende. Inspiro, espando bene la gamba toracica ed espiro, vado a stringere forte l'addome. Inspira e risucchia bene, sentendo tutto il corsetto che si attiva. Siamo sulla parete addominale, sulla parte più obliqua. Inspira, espandi e strizza fuori l'aria. E iniziamo a sentire bene il lavoro su tutta la gamba e scende. E ancora per due, salgo in e fuori l'aria. E l'ultimo, salgo e scendo. Ora ritorno su con la gamba altezza fianco. Do due piccoli molleggi avanti. Uno, due, in ispirazione. E martello fuori l'aria. E strizzo il gluteo. E avanti. E uno, due, e torno indietro. Qui facciamo attenzione a non crollare col busto, quindi a mantenerci sempre tra due muri immaginari. Vado avanti, piccolino anche per rimanere in postura corretta, e vado indietro e strizzo, strizzo il gluteo. E uno, due, e fuori l'aria, strizzo forte. E ancora, inspira e strizza dall'addome fino al gluteo. Senti anche l'anca che si distende. E ancora in, e fuori l'aria, strizzo. E ultime due, in, e tiro bene il piede. E l'ultimo, flex, flex, e fuori l'aria. Ok, molto bene. Da qui ci portiamo in punta al tappetino, prima di fare l'altro lato, andiamo a rullarci sulla schiena. Quindi arrotondo bene la colonna, vado un po' a fare un massaggio della lombare. Arrotondo, espiro e torno con controllo. Scivolo indietro. Ricordiamoci di non appoggiare mai la testa e neanche i piedi, ma di rimanere a dondolare sulla nostra colonna. Ancora per due e attivare sempre bene l'ombelico. E l'ultimo. E torna. Ok, e così ci portiamo dall'altro lato. Appoggiamo bene il gomito, sempre sotto la spalla, ricerchiamo la nostra postura corretta. Immaginiamo due muri, gomito sotto la spalla, gamba forte, addome già attivo. Inspira e fuori l'aria.
Non crollare, pensa a qualcuno che ti tira verso l'alto e fuori l'aria per scendere. La testa anche viene proiettata su una diagonale immaginaria e scende. Inspira. Tutto che viene richiamato verso il centro. Espansione e contrazione dell'addome, della gamba. E sali e stringo fortissimo. E ancora bene, spingo dal gomito e scendo, mantengo bene sul fianco. Ancora per 4 e scendi. Inspira 3 e fuori l'aria. Inizia a sentire il gluteo che si attiva e 2 e giù. E l'ultimo espiro. Ora andiamo con i calcetti avanti. Vado avanti. Col martello 2 e poi tiro bene dietro con la punta. L'altra gamba è sempre forte, spinge a terra e avanti, inspira, inspira e fuori l'aria. Punta, tira bene il gluteo e ancora avanti. Continua a spingere con la spalla e con il gomito e vai a sentire bene l'attivazione del gluteo. Inspiro. E fuori l'aria strizzo tanto. Immagino sempre i miei muri. Sorrido, apro il petto. Sento bene il lavoro su tutto il corpo. Estendo bene indietro. Ancora per 2. Fuori l'aria strizzo anche pochissimo dietro. E l'ultimo. E strizzo e spingo bene il gomito. Ritorno e anche qua in punta al tappetino. Ricominciamo con le nostre palline, quindi sulle ginocchia, arrotondo la schiena, coccige che sale e coccige che scende, tengo l'equilibrio, arrotondo, un bel massaggio su tutta la schiena, mi lascio cadere indietro e ritornare avanti ed espiro e ritorno e ancora per 2. Come se qualcuno ti spingesse proprio dal petto, lasciati proprio cadere in questa posizione. E l'ultimo rimango giù con la schiena. Oh, fantastico! Da qui tengo le gambe bene a tavolino, le braccia lunghe, i fianchi. Andiamo a espirare, stendere la gamba destra in avanti, attivando, quindi contraendo fortissimo il quadricipite. E richiamo. Espira, cambia gamba. E torna. Qui cerchiamo di dare importanza all'attivazione dell'addome, quindi ogni volta che espiri, pensa bene di staccare l'ombelico dalla maglietta. Gonfia, espira e stacca. E prova a farlo ancora prima di stendere la gamba. Quindi inspiri, prepari, inizia già ad attivare l'addome e poi stendi. Mantenendo bene la contrazione dell'addome, tutto bene indietro e richiamo. E ancora stacca l'ombelico e poi stendi la gamba attivando forte forte il quadricipite. E torno all'ultimo per lato, inspiro, attivo bene l'addome, stendo e ritorno. Le mani sulla pancia ti possono aiutare, inspira. Stacca bene l'ombelico e allunga. Ok, e torna. Appoggio ora i piedi a terra, giù le braccia e solleviamo il bacino nel ponte, una vertebra per volta. Allontana bene il mento, stringi bene i glutei quando sei in questa posizione. Immagina una tavola dalle tue spalle alle tue ginocchia. Fantastico, attivi i glutei, inspiri. E scendi una vertebra per volta. E ancora inspiro, retroversione per salire. Apro il petto, sento il peso bene tra le scapole. Ed espiro, scendo fuori l'aria. Ancora sull'ultimo, salgo su, tengo ora. Da qui sollevo entrambi i tacchi e poi li faccio scendere, mantenendo il bacino bene alto. Espiro. E in, e fuori l'aria 2, e torno, fuori l'aria 3, senti attivare bene i bicipiti femorali, i glutei 4, espira 5,
Espiro su 6. L'ultimo fuori, l'aria 7 e andiamo ad alternare. I tacchi scendono in maniera alternata, prima uno, poi l'altro, ma mantenendo il bacino sempre bene, bene fisso, bene alto, sollevato. Ancora per 4, 3, 2, 1. Ritorno e scivolo con la schiena a terra. Mi abbraccio un attimo le gambe al petto e vado a cullarmi sulla schiena. Ok, massaggio un po' dal lombare, inspira, prova a portare bene attenzione e consapevolezza sulla parte delle gambe che ha lavorato, che si è attivata. E da qui andiamo a portare nuovamente le gambe a tavolino, le mani dietro la testa, inspiriamo e sul busto. E vado a fare il nostro criss-cross, ruota, pensa alla spalla che va verso il ginocchio, non pensare al gomito, ma pensa solo alla spalla. E torno, ed espiro, e torno, espira 2, e torno, e stacco bene l'ombelico dalla maglietta 3, e torno, espiro 4, e prova a portare l'ombelico sempre indietro, concentrati su questa zona del corpo che va scavata bene in profondità, 4, e 3, e 2, e 1, fuori l'aria, e torna, ora scendi bene con il busto e solo con la gamba destra. Ora da qui sta la gamba tesa, piede a martello e sollevo il busto, quindi porto bene l'ombelico indietro e vado bene ad allungare la gamba, e torno, espiro 2, e torna, espandi, e contrai bene l'addome, pensa all'ombelico che va indietro e torna. E su 4, fuori l'aria e torna. E fuori l'aria, 5, sono le spalle che salgono e torno. E andiamo a portare bene le coste verso le anche e torna. E sull'ultimo mantengo qui, vado ancora un po' in torsione. E piccolo moleggio 1, penso alla spalla 2, un bel sorriso 3, espiro 4, stacco l'ombelico e ruoto 5, fuori l'aria spalla 6, espira 7, l'ultimo e ritorna, appoggia e vai ad allungare un attimo tutto il corpo. Inspira profondamente. Ed espira. Molto bene. E da qui ritorniamo. Benissimo, andiamo a portare sempre le mani dietro, gamba destra ora a tavolino, inspira, sei a terra e fuori l'aria, stendi la gamba e sali. Prova a pensare bene al tratto cervicale che si arrotonda e ritorni. E ancora fuori l'aria, la testa è bene rilassata tra le mani e torna. E fuori l'aria, ancora prima di salire, pensa all'ombelico che va indietro, 3 e torna. Stacco l'ombelico, 4 e salgo. La gamba si stende quanto riesco, eh? Stacco l'ombelico e poi salgo. Quindi ricordati un attimo prima di salire, porta bene l'attenzione alla pancia. E su 6, su, guardo il ginocchio e torno. E su 7, fuori l'aria, tieni bene sul tallone e torno. E sull'ultimo, tengo su, vado a ruotare. E nuovamente la spalla che va all'anca 1. E su 2, ombelico risucchiato indietro 3, quanto riesco, ma penso alla spalla 4, fuori l'aria 5, espira, stacca l'ombelico 6, risucchia bene indietro 7, l'ultimo un bel sorriso e ritorno. Ok, e distendo bene il corpo. Le braccia, abbiamo fatto bene un lavoro sulla fascia obliqua che ci sostiene, che ci aiuta anche proprio a migliorare
La nostra postura, la parte laterale, gli obliqui sono fondamentali. Ok, da qui adesso andiamo a fare il nostro roll up. Piedi bene a martello, gambe leggermente divaricate. Inspiro, sollevo le braccia, scapole lontane dalle orecchie e fuori l'aria. Ancora prima di salire, pensa all'addome che viene risucchiato indietro e poi sali. Una volta qua in stazione retta, ti arrotondi e ti tuffi come se volessi fare proprio ombra alle gambe. La schiena bene rotonda, la parte però bassa, lombare, cerca di rimanere bene piatta, mantenendo l'ombelico verso la colonna. E così come sei, scivola indietro ed espiri. E porta bene l'ombelico alla colonna. E così lo ripetiamo, sulle braccia, inspiro. Giù le spalle e nell'espirazione attiva l'addome e sali. Porta bene l'ombelico indietro, fallo con calma, proprio per sentire tutti i passaggi. Inspiro e mi arrotondo, parte alta bene rotonda, parte lombare bene allungata, proprio però per sentire lo stretch. E così ritorno giù una vertebra per volta. E ancora per 2 volte inspiro. E fuori l'aria, stacca bene l'ombelico, portalo indietro, ti allunghi e ti arrotondi. E fuori l'aria, scivolo, scivolo una vertebra per volta. Ok, così l'ultima volta inspira, addome attivo e risali. Scivoli in avanti, fai bene ombra alle gambe. Senti la schiena più bassa, bella ferma e arrotonda la parte alta. E da qui riavvolgi la schiena, apri le braccia e vai a divaricare un po' di più le gambe. Andiamo a fare un po' un twist. Abbassa le spalle, inspiro. Fuori l'aria, 2 molleggi. 1, 2 e ritorno. Prendi bene l'aria, allungati bene dal capo, senti bene gli ischi e piccolini. 1, 2 e torno. Prova a non muovere le gambe, quindi quando andiamo in torsione cerchiamo di non slittare i talloni, ma di mantenerli bene fermi. Per mantenerli fermi dobbiamo attivare tantissimo la pancia, l'addome. Quindi ancora inspiriamo giù le spalle, sguardo bene fiero e ruoto. Magari ruoto un po' di meno, però penso a non slittare. Provo anche a guardarli, a portare bene l'attenzione al mio corpo. Ed espira, fissa i talloni a terra, ruota meno, meno, non c'è bisogno di fare tanto. Inspiro, la torsione avviene proprio tra le scapole, non a livello della pancia, ma a livello toracico, per aprire ed espandere la gamba toracica. E ancora fuori l'aria, 1, 2 e torno. E fuori l'aria, 1, 2 e torno. E gli ultimi per lato. Senti bene, se ci porti l'attenzione tra le scapole, lo percepisci meglio il lavoro, percepisci proprio questa parte del corpo che si attiva. L'ultimo e rilasso. Ok, molto bene, rilasso tutto e sciolgo. Ora ci portiamo ancora in quadrupedia. Benissimo, quindi le ginocchia sempre sotto le anche e le mani sotto le spalle. Andiamo un pochino a rinforzare le nostre braccia, ancora un po', l'abbiamo fatto all'inizio, ma ci ritorniamo sopra. Quindi spalle bene lontane dalle orecchie, inspiro, il bacino rimane alto e andiamo a portare i gomiti, proviamo, a terra e poi ritorno. Attenzione che se nel fare questo vai indietro col bacino non sentirai niente a livello di braccia. Quindi prova a tenere bene fisso il bacino, il gluteo fermo e a sentire solo i gomiti che si abbassano. Quindi il bacino è fermo, vado giù con i gomiti e stendo. Ci sono tanti livelli, quindi puoi andare fino giù a terra come ho fatto prima, ma anche fermarti a metà strada. L'importante è che il bacino rimanga fermo, se non lavoro non si sente. E vado giù ancora per 4. E 3, fin dove riesci. La testa è bene sempre proiettata in avanti e più ti allunghi con la testa, più senti il lavoro. 2, 1, l'ultimissimi, 4, dai ancora, e 3, e 2, avanti bene la testa, e
l'ultimo, ancora ultimi quattro. E quattro. Si scaldano bene le braccia, pensa alla testa che deve andare oltre il tappetino. Due. E tre. E l'ultimo è stop. Possiamo rilassarci veramente, rilassare un po' i polsi, rilassare la fronte a terra, inspirare ed espirare. E sentire bene il fuoco lungo le braccia, tutto il corpo che è stato attivato, inspiro ed espiro. Molto bene. E poi da qua vado e ritorno nella mia amata quadrupedia. Benissimo. Ora, sempre sulle braccia, vado a portare il braccio destro indietro lungo il fianco, forte la spinta del braccio sinistro e piccoli molleggi verso l'alto, sempre attivando bene le braccia per rinforzarli nella posizione corretta e stringere l'addome. Quindi espira, stacca l'ombelico, gonfia la pancia, espira e su, espira, stacca l'ombelico. E lasciala andare, stacca bene su 4 e lascia, sali su 3, sali su 2, sali sull'ultimo e ritorna. Appoggio, sposto il peso e l'altro braccio che sale, espiro, attivo l'addome e lascio. E l'addome è proprio come una fisarmonica che si sgonfia, si rilassa. Per poi attivarsi in espirazione. E sale. E senti bene ancora il braccio, sia di terra che il braccio che sale, che si attiva dalla spalla, si attiva bene lungo tutto il braccio, il lavoro muscolare, ancora su per 4. Senti anche bene la scapola forte, eh? Espira. E ancora per 3. E ancora per 2 e l'ultimo e ritorno e vado a sciogliere e distendere bene le braccia. Inspiro ed espiro. Molto bene. E riavvolgiamo la schiena. Ora da qui andiamo soltanto a fare un po' di movimenti di apertura. Apro, inspiro, palmo in alto. E poi di nuovo palmi indietro. Inspira e fuori l'aria. Inspiro e fuori l'aria. E andiamo così a rinforzare, a migliorare l'apertura, la mobilità. E ancora inspiro e fuori l'aria. E ultimi due. E senti bene tra le scapole il lavoro. E sulle braccia forti, perfetto. E da qua mantengo ora la mano sinistra che scende a terra e vado a distendere tutto il corpo. Apro, spingo bene avanti il bacino e ritorno. Apro ancora, inspira e palmi indietro. L'altra mano a terra e distendo a lungo e rinforzo il braccio di terra che mi aiuta, mi sostiene. E ancora, apro al centro, inspira e dietro, appoggio e allungo, stendo l'intero corpo. E ancora, torno, apro, dietro, appoggio e distendo. Benissimo, da qui vado a portare indietro le braccia e vado a strecciare un po' il tricipite. Con anche una leggera inclinazione del busto. Inspira ed espira. E ritorno. E cambio l'altro braccio che sale e scende. E tiro e inclino. E ritorno. Molto bene. Da qui ci riportiamo in quadrupedia. Arrotondo la schiena, gatto arrabbiato, e stendo, distendo. Dal prossimo punto le dita, espiro e allungo le gambe. Talloni che cercano la terra, tutta la schiena che si distende. L'intero corpo che si allunga.
Inspira ed espira profondamente. E poi ritorno. Ok, qualche istante del bambino. Per sentire bene il corpo che si è attivato, che si è ricaricato, l'energia che scorre. E lentamente riavvolgo la schiena. Ok, molto bene. Anche per oggi abbiamo terminato la nostra lezione. Spero vi sia piaciuta, che il vostro corpo abbia lavorato nella maniera corretta. Io ti auguro una buona giornata e ti do l'appuntamento al prossimo video. Ciao!